Nel giugno del 67, poco dopo la lettera aperta di Solženicyn sulla censura in Unione Sovietica, si tiene in Cecoslovacchia il quarto congresso dell'Unione degli Scrittori, un congresso diverso da tutti i precedenti, memorabile. Ad aprire i lavori con un discorso di un'audacia limpida e pacata è Milan Kundera. Oggi vi presento un libro che non è di per sé di filosofia, ma è comunque importante perché ha delle ricadute che ci interessano sul piano del pensiero. Il titolo è Un Occidente prigioniero, edito da Adelphi ed è appunto di Milan Kundera. Fa questo intervento del 67 al congresso degli scrittori cecoslovacchi e poi c'è un secondo scritto dell'83 che appunto si intitola Un Occidente prigioniero. Prigioniero di cosa? Prigioniero in questo caso del pericolo dell'Unione Sovietica che in qualche modo, ovviamente sappiamo, l'invasione dell'Ungheria, della Cecoslovacchia, l'inglobamento della Polonia a seguito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, dove con i patti di Yalta, con l'incontro a Yalta, in qualche modo è stata suddivisa l'Europa e ha stabilito che l'Unione Sovietica si prendesse una serie di paesi che costituivano in qualche modo l'Europa centrale. Vi voglio leggere un passo perché secondo me questo libro è di grande attualità. Chi è il vandalo? No, non è affatto il contadino analfabeta che in un eccesso di rabbia dà fuoco alla casa del ricco proprietario terriero. I vandali che incontro io sono tutti letterati, soddisfatti di sé con una discreta posizione sociale e senza particolari risentimenti nei confronti di chicchessia. Il vandalo è la superba ristrettezza di vedute che basta a se stessa ed è sempre pronta a rivendicare i suoi diritti. Questa superba ristrettezza di vedute crede che il potere di adeguare il mondo alla propria immagine sia un diritto inalienabile. E poiché il mondo è per lo più composto di situazioni che la spiacciono, lo adegua alla propria immagine distruggendolo. Ecco, perché questo libro secondo me è d'attualità? Proprio perché oggi siamo sommersi, io ho un po' di difficoltà, devo dire, sul piano dell'esistenza, siamo sommersi da un'idiozia dilagante. Ricordo il titolo di uno spettacolo di Gaber, l'ultimo che si fece, che era Un'idiozia conquistata a fatica. Siamo attorniati da un'idiozia dilagante che si basa su un pronunciamento dell'ego per cui tutto quello che in qualche modo ci dà fastidio deve essere modificato, eliminato, ma soprattutto fa diventare dell'ignoranza un valore, del vandalismo, come lo chiama Kundera in questo scritto. E questo credo che sia un tema di grande attualità. Noi rischiamo di essere prigionieri di questo tentativo di riscrivere la storia, come i nostri attuali governanti non smettono mai di fare, e che in qualche modo ci imprigiona in una ragnatela fitta di luoghi comuni, di cose non verificate, di sentito dire, dove la verità viene sostituita al plausibile, una cosa più o meno suona, sembra che vada bene, allora attraverso i social soprattutto viene spacciata per vera. Quindi l'attualità di questo piccolo libro è proprio questa, e quindi aggiungo, dobbiamo rifiutarci e ribellarci per non essere prigionieri dell'ignoranza. Ciao a tutti.